Il patron Vigorito aveva detto: se giochiamo come sappiamo, non ce n'è per nessuno. Vaticino più o meno azzeccato. Il Benevento magari non mostra un gioco spumeggiante e brioso, ma ha dalla sua le cosiddette bocche di fuoco, quei giocatori cioè che in modo o nell'altro riescono a cavare le castagne dal fuoco quando le cose non si mettono nel verso sperato. In conclusione, Evacuo e Clemente giocano dalla parte del Benevento e non da quella del Sorrento. E qui è in poco altro la differenza dei valori nel derby del Santa Colomba. 3-0 e via di questo passo con una classifica che si accorcia per via dei concomitanti mezzi passi falsi delle altre pretendenti alla B. Può esultare il popolo giallorosso, anche perché sarà questo il leitmotiv da qui sino alla fine del torneo, capitalizzare l'enorme talento dei frombolieri sanniti. Quanto al gioco, la questione è secondaria, perché se vogliamo proprio fare i pignoli, la partita per larghi tratti l'ha fatta il Sorrento, messo in campo benissimo dal professore. Pressing e possesso palla esercitati con buona intensità e anche qualche occasione da gol, come quella capitata a Mirtai con Gori attento sul primo palo. Ma, come si diceva, gli assi ce li ha il Benevento. Azione di Clemente, assist per Evacuo che taglia la difesa napoletana e segna. La reazione del Sorrento è rabbiosa, ci prova prima Paulinho e poi Mirtai su punizione. Bravo in entrambi i casi Gori a chiudere la serratura della sua porta. Nel finale di tempo è un assedio costiero, la difesa di Camplone ha il suo da fare per arginare le scorrerie sorrentine supportate dal brasiliano Paulinho e Dani Hang. Nella ripresa il Sorrento ricarica a testa bassa, Vanin alza di pochissimo sulla traversa e qui si infrangono le speranze rossonere di riequilibrare il match, perché al quarto d'ora arriva la seconda vera azione della gara per il Benevento e inevitabilmente anche il raddoppio. L'azione è rocambolesca, la difesa del Sorrento assai incerta, la palla di Evacuo non può che terminare alle spalle di Marconato. Doppio vantaggio e gara che si spegne. Il Sorrento non ha la forza per cercare la rimonta e anzi finisce per incassare anche il tris di Clemente, il sigillo d'autore per una gara ancora una volta da par suo. 3-0 e così sia, Benevento che torna alla vittoria, ma il Sorrento esce dal Santa Colomba tra gli applausi, che però non mitigano la rabbia e la depressione per una gara persa con un passivo francamente eccessivo. Inizia la volata promozione per il Benevento che cala i suoi assi in attesa di altro. Cremonesi, Arezzo e Varese sono avvisati.